Buongiorno o buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di una teoria su One Piece. Vi ricordo che sono solo teorie, quindi niente di certo. Se ricorderete, un po' di tempo fa feci un post sulla community del canale dove vi chiedevo di espormi i frutti del diavolo più impossibili creati personalmente da voi e da quelli che avete scritto ne ho scelti 10. Quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Ci scrive Fabio Magni il frutto Rose Rose di tipo Roja. Questo frutto renderebbe il corpo del possessore fatto di petali di rosa. Questo permetterebbe a quest'ultimo la capacità di farsi trasportare dal vento e quindi volare. Inoltre è possibile trasformare gli arti in fusti del fiore stesso, ovviamente ricoperti di spine. Ed è possibile anche creare delle armi ricoperte con quest'ultime, come per esempio delle mazze. Ed infine puoi usare le rose anche come scudo. Questo frutto mi piace molto, perché sembra essere molto versatile. E mi raccomando, non confondete con il Mosa Mosa, che consente al suo utilizzatore di accelerare la crescita delle piante e controllarle a piacimento, ed è anche filler. Ci scrive Vincenzo De Marco 11 il frutto Zoan ancestrale modello Pangolin, che permette al suo ingeritore di trasformarsi nell'animale in questione ed ottenere una corazza durissima e impenetrabile, e per di più può permettere a quest'ultimo di lanciare scaglie, oltre ad avere due artigli letali. I frutti Zoan ancestrali mi hanno sempre suscitato non poco interesse, e questo secondo me nella sua ipotetica forma ibrida potrebbe davvero essere inarrestabile. Ci scrive Daniel Silipo, il frutto Dizzy Dizzy di tipo Paramiscia. Questo frutto permette al suo possessore di generare ultrasuoni e attraverso di essi riesce a disturbare il nemico con vertigini e giramenti di testa. E sempre grazie a quest'ultimi è in grado di condizionare l'udito, che è responsabile dell'equilibrio. Questo frutto sarebbe davvero troppo potente se esistesse nel manga. Ci scrive Rob il frutto Triu Triu di tipo Paramiscia. Chi mangia questo frutto sa quando una persona sta mentendo e toccando l'avversario può obbligarlo a rispondere alle domande, facendogli dire solo e soltanto la pura verità, ed è in grado di riconoscere qualsiasi falsità ed inganno. Una debolezza del frutto, a parte l'acqua di mare, è che il possessore non potrà mai dire bugie. Questo frutto secondo me è perfetto per le spie che vogliono storcere informazioni al nemico. Ci scrive SikuRRR00 il frutto Counter Counter di tipo Paramiscia, che permette al suo possessore di scoprire il punto debole di qualsiasi avversario e creare un suo clone in grado di sconfiggerlo facilmente. La prima parte di questo frutto è davvero molto interessante. Così facendo, al possessore basterebbe essere abbastanza forte per riuscire a battere quasi chiunque, tanto saprà sempre qual è il punto debole del nemico che gli si para davanti. La seconda parte non l'ho ben capita, che senso avrebbe creare un suo clone? Comunque sia, bel frutto. Ci scrive Tiziana Simonetti il frutto Perma Perma di tipo Paramiscia. Perma nel senso di permeabilità. Il possessore può diventare intangibile a suo piacimento, diventando immune anche all'haki dell'armatura. Il suo funzionamento dovrebbe essere uguale a quello di Obito in Naruto, e se il possessore avesse un haki dell'armatura molto sviluppato, potrebbe combattere al meglio delle sue possibilità. Appena ho letto questo frutto mi è venuto in mente Miro di My Hero Academia, e penso che sappiate quanto sia forte l'Emilion con il suo quirk. Ah, non confondetelo con il Fase Fase, che permette sì di diventare intangibili, ma in più può far diventare intangibile tutto ciò che tocca, ed è anche filler. Invece il frutto in questione può far diventare intangibile solo il possessore. Ci scrive Kree, il frutto Daburu Daburu di tipo Paramiscia, che permette al suo possessore di duplicare qualsiasi cosa tocchi, che siano oggetti, parti del corpo, piante. Infatti può creare anche duplicati di se stesso o di altre persone, se solo il frutto venisse allenato. Secondo me questo frutto sarebbe l'ideale per un arciere, così facendo potrebbe possedere infinite frecce da lanciare al suo nemico, da non confondere col frutto di Cracker. Lui può creare una quantità illimitata di biscotti e può manipolarli a suo piacimento e dare loro qualsiasi forma egli desidera. E quello di Robin può solo duplicare parti del suo corpo. Ci scrive Andrea Torti, il frutto Mimo Mimo di tipo Paramiscia, che permette al suo ingeritore di imitare alla perfezione tecniche di combattimento e modo di pensare solamente guardando l'avversario. Se quest'ultimo toccasse il nemico, potrebbe temporaneamente eguagliare velocità e forza fisica, o potrebbe addirittura paralizzare l'avversario costringendolo a mimare una statua. Non so cosa dire, secondo me questo frutto è davvero devastante.
Ci scrive Batman Justice. Il frutto Hair Hair di tipo Paramisha permette al suo possessore di far crescere i capelli di lunghezza pressoché infinita e possono essere mossi come se fossero tentacoli per afferrare e frustare i nemici. Può inoltre indurire quest'ultimi e renderli più resistenti dell'acciaio. Così facendo potrebbe creare un'armatura di capelli quasi indistruttibile. Inoltre può far diventare i propri capelli super soffici, così facendo riuscirebbe ad attutire le cadute. Questo frutto è geniale, potrebbe essere usato in tutti i modi. Ci scrive Nicolas Batelli. Il frutto Rainbow Rainbow di tipo Paramisha, credo, permette al suo possessore di cambiare il colore del corpo e ad ogni colore corrisponde un potere. Rosso, super forza. Arancione, corpo indistruttibile. Giallo, intelligenza. Blu, super velocità. Verde, veleno. Azzurro, volare. Viola, intangibilità. Quindi per un totale di 7 poteri diversi, ma non possono essere usati contemporaneamente. Inoltre il potere del fruttato aumenta all'aumentare della luce e diminuisce con il diminuire della stessa. Questo è il mio frutto preferito tra i 10 elencati. Davvero geniale. E con il giusto allenamento il possessore potrebbe essere davvero invulnerabile. Questi erano i 10 frutti impossibili che ho scelto. Ringrazio ovviamente tutti coloro che hanno partecipato al video. E se volete anche voi partecipare, scrivetemi qui sotto i vostri frutti impossibili. Prima di finire il video vorrei ringraziare due persone. La prima è Solo Manga, che mi disegna sempre questi bellissimi frutti. Mi raccomando, non dimenticate di passare da lui. E vorrei anche ringraziare Cielo per avermi creato questa bellissima immagine del profilo. E se per caso foste interessati ad averla una anche voi, vi basterà cliccare il link che troverete in descrizione. Come sempre, fatemi sapere qual è il vostro frutto preferito tra questi 10. E noi ci sentiamo in un prossimo video.